Lascio allora la parola ad Andrea Bertaglio e lo ringrazio di essere qui stasera con noi. Beh, grazie a voi innanzitutto per avermi invitato questa bella città, in questo bel posto, metto un po' in soggezione, ma non tanto il posto, il fatto che siano per lo più donne. Io qua rappresento il Movimento per la Decrescita Felice, associazione ambientalista. Quindi Maurizio Pallante è il fondatore e presidente tuttora del nostro movimento e io lo aiuto, cerco di aiutarlo per diffondere questo pensiero, questa riflessione, come vedremo, è uno spunto di riflessione soprattutto. Non è niente di trascendentale, non è una setta di invasati che vanno predicando di andare a vivere nei boschi, come certe persone pensano. Non è niente di tutto questo, come adesso vi racconterò. Io appunto mi chiamo Andrea Bertaglio e oltre a ad aiutare il movimento per quanto possibile, soprattutto per quanto riguarda la divulgazione di queste idee, scrivo per alcuni giornali, alcune riviste, soprattutto su tematiche ambientali, energie, stili di vita, temi di questo tipo. Arrivo dall'estero, nel senso che sono milanese, ma ho speso alcuni anni in Gran Bretagna e in Germania in particolare, e lì ho avuto modo di sviluppare questa, cioè di avvicinarmi al discorso della decrescita, perché in breve, giusto per presentarmi un minimo, in particolare in Germania ho lavorato in questo centro, si occupa di consumo e produzione sostenibile, un centro delle Nazioni Unite, una bellissima un'esperienza molto interessante, eccetera. Wuppertal Institute, non so se lo conoscete, si occupa di ambiente, clima, energia, tutto molto bello, però mi chiedevo, loro trattavano soprattutto il leapfrogging in inglese è il salto della rana, cioè portare il livello di sviluppo raggiunto dai paesi più sviluppati, o presunti tali, quindi più avanzati tecnologicamente, per far partire da quel punto i paesi in via di sviluppo, appunto. Quindi se noi abbiamo raggiunto un certo livello tecnologico, c'è da portarlo anche lì, per fare, cioè la buona fede c'è, quindi bene si vuole portare, esportare, oltre che democrazia e civiltà, anche la tecnologia. Però io ho iniziato a chiedermi fra me e me, ma è davvero questo il modo per non andare, come sempre più persone dicono, verso la catastrofe ambientale, sociale, eccetera? E lì sono entrato in contatto appunto con Maurizio Pallante, i suoi libri, ma ci sono anche altre persone che parlano di decrescita. L'esempio migliore nel mondo, in Europa, è Serge Latouche, che è un economista, quindi a maggior ragione ha modo di parlare di queste cose. E ho personalmente sposato questa teoria, ossia il fatto che non è possibile crescere all'infinito in un ambiente finito. Quindi, che cos'è la decrescita? Il termine che rimane tale, perché molti dicono perché non cambiate il nome, perché suona negativo, ci ho pensato anch'io in effetti, però è mantenuto tale soprattutto a scopo provocatorio, insomma, vuole lasciare un segno, vuole provocare anche solo con il nome, perché decrescita generalmente è associata a qualcosa di negativo, di brutto, tornare in un ritorno al passato, non è niente di tutto ciò, appunto. Contesta, nasce in ambito economico perché contesta la crescita illimitata economica, cioè voi avrete sentito al telegiornale che la crescita negativa, c'è stata crescita negativa, non andiamo neanche di crescita negativa, il PIL è calato, tutto il resto, e noi dovremmo essere tutti in ansia per questo. Non è necessariamente così, quindi adesso mi spiego meglio. Il termine nasce per contestare il fatto che non può esserci una crescita illimitata. Questa cosa la descrive molto bene un centro inglese che si chiama New Economic Foundation, che ha anche fondato un movimento con tanto di sito internet che si chiama The Impossible Hamster, il criceto impossibile. Quindi tutto questo giro di parole che ho fatto io, loro lo spiegano in 58 secondi con un breve cartone animato.
in cui fanno vedere questo criceto, criceto impossibile perché questo criceto dalla nascita all'età adulta raddoppia di peso e di dimensione ogni settimana. Poi si ferma, grazie a Dio, perché insomma, se no, e così, se non si fermasse, questo criceto il giorno del suo primo compleanno, quindi dopo 52 settimane, sarebbe un mostro di oltre 9 miliardi di tonnellate, capace di mangiare tutta la produzione di mais di un anno del mondo in un giorno. E quindi si chiede, la voce narrante si chiede, se la natura ha dato un limite alla crescita, perché politici ed economisti continuano a dirci che non dovrebbe essere così per la nostra economia? Quindi il discorso parte da questo, parte dal fatto, ripeto, che le risorse sono limitate, petrolio, acqua stessa e tutto il resto. La capacità dell'ambiente di smaltire i rifiuti è limitata, quindi come potremmo pensare di crescere infinito? Quindi questa è la nascita anche solo del termine. È ovvio poi che si traduce in... non è limitato l'economia, va a trattare anche l'approccio con la vita, insomma l'approccio con la realtà. Cerca di, e qua dicevo è uno spunto di riflessione, cerca di chiedersi se non abbiamo esagerato. E ripeto, non vuol dire tornare al carro, alla candela, alle caverne, vivere di stenti, ma semplicemente fermarsi un attimo a riflettere su tutti i problemi che abbiamo comunque, perché cambiamenti climatici, ci si creda o no, perché ormai sembra una questione, sembra qualcosa in cui si crede o meno, però ci sono dei problemi, anche solo senza stare a parlare di cambiamenti climatici, le emergenze dei rifiuti, la disoccupazione dovuta a varie dinamiche complesse che non sono nemmeno in grado io di trattare, però crisi di sovrapproduzione, abbiamo troppe cose che non riescono a essere piazzate sui mercati. Quindi attenzione, è davvero così che bisogna continuare, cioè per risolvere questa crisi dobbiamo continuare a fomentarla, in sostanza è questo. E poi dicevo, si traduce nell'approccio con la vita, col fatto di qui il passo indietro che si fa forse è questo, cioè tornare un minimo agli usi che imprudentemente si sono abbandonati negli ultimi decenni per star meglio. Quindi è questo lo spunto di riflessione, non è venire a fare la predica, la morale che nessuno è nelle condizioni di fare, ma appunto cercare di capire se è il caso di cambiare un attimo direzione, non necessariamente tornare indietro, anche se tornare indietro in certi casi non è neanche così negativo, perché se noi siamo sull'orlo di un precipizio e vogliamo fare un passo indietro non è che sia così idiota la cosa. Quindi il discorso è questo. Ripeto, non è un ripudio della tecnologia, del progresso quando è davvero tale, non è un ripudio dello sviluppo. Cioè è un tentativo di dare il giusto valore alle parole. Sviluppo, va bene, crescere è bello, cioè crescere, c'è cioè un bambino che diventa grande, impara, migliora, lo sviluppo è quello del criceto, fino a un certo punto però, perché sennò poi se si soffre di gigantismo, come sotto molti aspetti, è una cosa di cui la nostra società occidentale in particolare soffre, rischi di morire precocemente. Quindi il discorso è questo. Poi mi vengono a dire, giusto per spiegarci così, anzi se avete domande interrompetemi, non è niente di, non sto facendo la lezione, la questione dei farmaci, se tu fai questi discorsi poi quando hai il mal di denti cosa fai? Io ho preso un farmaco oggi, di solito evito, l'ho preso perché non sto neanche, quindi non è ripudiare a priori i farmaci, perché è soltanto il fatto che finché c'è progresso, c'è sviluppo a livello scientifico, tecnologico e tutto il resto per vivere meglio è una cosa. Quindi se lo sviluppo nella medicina, nella farmaceutica mi porta ad avere dei farmaci che mi fanno vivere meglio, siamo d'accordo. Se invece cercano di vendermi vaccini che non mi servono, abbassano il livello di patologie, così creano centinaia di migliaia di malati da un giorno all'altro perché devono piazzare i loro prodotti che nella maggior parte dei casi a quanto pare non hanno neanche effetto, magari rovinandomi lo stomaco, non siamo più d'accordo. Quindi grande, lunga introduzione per spiegare questo. Attenzione però, perché non sto parlando di
recessione, cioè decrescita e recessione non sono sinonimi, perché adesso il PIL o non cresce, addirittura decresce o cresce pochissimo, ti chiedono: ah, finalmente siete contenti? Ma il nostro scopo nella vita non è che il PIL decresca. Quello che cerchiamo di comunicare è che innanzitutto il PIL non deve essere preso come metro di misura del nostro benessere, perché se voi ci pensate, il PIL, prodotto interno lordo, cresce anche se installiamo un allarme perché non ci sentiamo sicuri in casa, se compriamo psicofarmaci perché siamo depressi, se compriamo un'arma, cioè se facciamo un incidente. Io da milanese ho speso già gran parte della mia vita incolonnato nel traffico tangenziale, il PIL sta crescendo, consumo di più, magari mi innervosisco, faccio un incidente, quindi il PIL cresce ulteriormente, non è necessariamente un indice di benessere. Quindi, perché se noi misuriamo quanti metri è larga, lunga, profonda questa stanza, questi metri non ci dicono se noi stiamo bene o no in questa stanza. Quindi questo si contesta questo. E dicevo, non sto parlando di recessione, perché la recessione è in effetti il peggiore dei mali in un sistema come il nostro, strutturato su una crescita illimitata. È una cosa che ti piomba tra capo e collo e crea grossi problemi, come stiamo vedendo. La decrescita è una presa di coscienza. È un po' come il mettersi, il mangiare meno perché non si ha del cibo, quindi non, per mancanza di soldi o qualunque motivo non si ha del cibo a disposizione, e il mangiare meno perché ci si mette a dieta, perché si è in sovrappeso, se il colesterolo ha, capite? La recessione è il morire di fame perché non si ha da mangiare, la decrescita è il decidere razionalmente di mettersi a dieta per, con qualunque motivo valido. In entrambi i casi si sta mangiando meno, ma per motivi ben diversi, quindi non sono sinonimi assolutamente. Quindi, dicevo, la decrescita è un tentativo di ridare il giusto valore alle parole. Sviluppo, ricchezza, progresso. Adesso, senza scadere in frasi banali davvero, ma chi è davvero ricco? Verrebbe da chiedersi, soprattutto dopo il crash finanziario di un paio di anni fa, in cui ti rendi conto che magari hai risparmiato per una vita e ti ritrovi senza niente, oppure adesso lo condisco di note biografiche per coinvolgervi di più e non annoiarvi. Cresciuto a Milano, speso diversi anni a Londra, cioè vedi tante persone che hanno dedicato la loro vita al mero far soldi, non è il discorso moralista, ripeto, non fraintendetemi, però ti chiedi, è ricco quello che ha tanti soldi o quello che ha un certo tipo di relazioni umane? È banale quel discorso, però si è perso di vista in parecchi casi. Quindi, ripeto, questo è lo spunto di riflessione. Poi progresso, accennavo all'inizio, è progredita una società in cui, cioè, noi adesso ci troviamo nemmeno più a produrre per consumare. Zabba leggeva acquirenti, consumatori, noi adesso siamo dei consumatori, cioè consumiamo le cose, in effetti qua il valore delle parole, ma poi nemmeno più consumiamo, cioè produciamo per consumare, addirittura adesso siamo arrivati a consumare per produrre, cioè per tenere in mano, per tenere i piedi questa macchina, ci chiedono di rilanciare i consumi, tengono aperti i negozi giorno e notte, feste e tutto, per dedicare il tempo che non spendiamo in lavori che magari nemmeno ci piacciono, ai quali dedichiamo la maggior parte del nostro tempo, il consumo di cose inutili, per spesso, che poi creano l'emergenza rifiuti. Quindi anche qui è davvero progredita questa società? Parliamo. Quindi una piccola parentesi, la distinzione fra merci e beni, è una cosa a cui il parlante che qui sto rappresentando in qualche modo tiene molto, io la accenno soltanto. Le merci, cioè faccio un esempio proprio pratico. Adesso io mi sono trasferito in provincia di Asti, vivo in campagna, ho realizzato Asti, sì, questo sogno proibito di vivere in un contesto un po' più rurale.
e sto provando, perché dice, vabbè, vieni qua, dici le tue cose intelligenti, o meno, ma comunque, sto provando a mettere in pratica, nel limite del possibile, tutti questi discorsi. Quindi il tentativo di fare l'altro, una cosa impossibile. No, ho fatto l'errore di non chiedere niente quando potevo ai nonni che lo facevano a suo tempo, e sono ignorantissimo. Però ho iniziato a fare, ad autoprodurmi qualcosa, che è uno degli aspetti fondamentali del discorso della crescita che dice, come vedremo tra poco. Quindi la cosa che mi ha dato più soddisfazione sono state le patate e i pomodori, senza annoiare. Patate perché io credo di aver visto la prima pianta di patate a 30 anni, vita mia, quindi non troppo tempo fa, qualche anno fa, e ce ne sono un sacco, cioè, ho capito perché intere popolazioni si sono salvate dalla fame con le patate, cioè scavi e te ne trovi sempre, bellissimo. Ma i pomodori anche sono usciti particolarmente bene. La distinzione tra merce e bene è quella del pomodoro che io mi sono coltivato, perché ovviamente ne hai lo spazio, la possibilità, però è stata una scelta mia, lo si può fare anche negli orti urbani, lo si può fare sul balcone, nel limite, cioè bisogna saperlo fare, però si può fare nel limite possibile. Quindi il bene è il pomodoro che io ho messo in tavola, oltretutto anche lì, a chilometri davvero zero, sapendo quello che mangiavo, senza pesticidi, non ci ho messo neanche il verde rame, ho dovuto fare il di più, mi è andata bene, però qualità di un certo tipo, sapore che in effetti non sentivo da un po', perché dopo 5 anni in Inghilterra vi garantisco che è tutto più saporito, è tutto rispetto, però e, senza imballaggi, senza pacchetti, cioè anche qui il discorso del PIL, io l'ho fatto decrescere per farvi capire ulteriormente quello di cui parliamo. Pesticidi in meno, trasporti in meno, refrigerazione in meno, pacchetto di plastica, cielo, fa un cartoncino non prodotto, non smaltito, non bruciato o buttato in discarica. Sono un criminale, ho fatto decrescere il PIL notevolmente, però ho mangiato una cosa di un certo valore, di una certa qualità, fatemi un po' gasare. Quello è quello che definiamo un bene. Una merce invece è quella che è il pomodoro, continuando a parlare di questo, che io compro al supermercato. Quindi, e che implica una transazione economica. Il bene è quel prodotto o servizio che tu ottieni in cambio di denaro. E la transazione economica è quella che fa crescere il PIL. Quindi questa è la distinzione in breve tra merci e beni, senza farlo troppo lungo. Quindi, chiusa questa parentesi, dicevo, società progredita, in cui bisogna rilanciare i consumi, in cui non abbiamo più una lira, però dobbiamo andare a fare spese, in cui siamo costretti sotto certi aspetti a consumare, perché se voi ci avete fatto caso, adesso probabilmente dirò anche qui delle banalità, però vediamo come, qua torna lo spettro dell'emergenza rifiuti che io continuo, l'obsolescenza programmata dei prodotti, cioè io penso che vedo diverse persone che sembrano almeno avere qualche anno più di me e avranno notato ancora più di me che i prodotti oggi si rompono o si rovinano molto prima, cioè lo vedo già io che ho poco più di 30 anni, 32-33, quindi abbiamo in casa un frullatore degli anni 50 che funziona da Dio e prendo delle cose che dopo 6 mesi si rompono. Ora, abbiamo capito che dobbiamo tenere aperte le fabbriche che poi chiudono lo stesso perché delocalizzano tutto il resto, però anche questo, perché non dobbiamo più riparare le cose? Perché io, per la stampante che ho in casa, che è una stampante di una quindicina d'anni fa, per una puntina, non so come si chiami, quelle che iniettano l'inchiostro, che era seccato, cioè che aveva l'inchiostro secco dentro? La testina, grazie. Devo cambiare tutta la stampante e mi sono rifiutato finché qualcuno l'ho trovato, cioè ci ho messo 8 mesi, però, cioè, perché devo cambiare tutta la cosa invece di riparare? Perché mi si rompono le cose e devo buttare le mie invece di ripararle? E questo è quello che dicevo prima, degli usi abbandonati, cioè il fatto di quando si rompe qualcosa lo ripari,
Quando tu compri l'acqua o il latte, c'era vuoto a rendere, riporti il contenitore invece di buttarlo via. Queste sono le cose che sì, bisognerebbe riprendere, anche tornando magari un minimo al passato. Quindi il tentativo è quello di unire certe vecchie pratiche a quello, comunque il livello culturale o tecnologico che si è raggiunto adesso e che si dovrebbe sfruttare. Perché, e concludo questo discorso della società progredita, perché anche in questo contesto in cui tutti continuano a raccontarci che, cioè politici, economisti, eccetera, che dobbiamo crescere, non sta funzionando la cosa, lo stiamo vedendo. Cioè, adesso io non me ne importo mai questi dati e dovrei farlo, però con una crescita del PIL italiana dal 1960 al 1999, a memoria, quindi sto sbagliando probabilmente, ma del 350 qualcosa per cento, gli occupati sono passati tipo da 20 milioni a 20 milioni e 200 mila. Quindi perché io dovrei stare qua ad annarmi per far crescere l'economia se non è un beneficio, nemmeno a livello occupazionale? Capite? Perché ci si stanno ponendo queste domande? Anche perché si è automatizzato, gli automatismi si sono sviluppati, perché in un contesto in cui tu devi massimizzare il profitto riducendo i costi, a me per produrre questo bicchiere costa meno investire su una macchina che me ne produce in serie un sacco piuttosto che pagare tre operai che me li soffino, cioè adesso discorso proprio fatto così in modo brutale. Però il fatto di produrre così tante cose poi ci ha portato, come dicevo prima, all'avere una sovrapproduzione di cose, al di là dei rifiuti, delle risorse, dell'inquinamento. Non sappiamo più dove metterli. E l'esempio dell'automobile è il migliore, forse. Infatti adesso ve lo prendo perché è il mio preferito e vi terrò qua mezz'ora per questo. Perché il discorso della Fiat è emblematico. Perché adesso vivo vicino a Torino, la sto vivendo un po' di più. Quindi crescita non vuol dire occupazione, perché ripeto, c'è più disoccupazione adesso che prima. Le risposte che arrivano, un problema grande, sono per venire qua a fare l'illuminato, però le risposte che dà la politica in particolare, ma nel mondo anche economico o meno, perché tende sempre a essere più avanti, però sono ancora, soprattutto in Italia, concedetemelo, da anni 60. Ossia improntata ad un sistema che può crescere ancora come 50 anni fa. E infatti vi sta parlando di rilancio dell'auto, incentivi all'automazione, eccetera. Abbiamo 35 milioni di automobili di più in Italia, cioè il numero di auto pro capite più alto del mondo dopo gli Stati Uniti, e ancora siamo qua a rilanciare l'auto, al di là dei problemi, marchioni, referendum, quello che c'è, al di là di questo, lasciamolo da parte per un attimo. Facciamo finta che questa cosa non esista. Cioè, si può ancora pensare di rilanciare l'auto in un contesto come quello in cui ci troviamo adesso? Abbiamo le auto parcheggiate una sopra l'altra, nelle città. L'edilizia, ancora siamo qua con l'edilizia, il piano casa, della speculazione. Un paese stupendo, adesso al di là anche qua delle banalità, che sta subendo il consumo di territorio più devastante del mondo occidentale, almeno. Questo, per far cassa, cioè costruire la campagna stop al consumo di territorio, non so se l'avete mai sentita, è nata in Cuneese. Gente che, adesso vivo lì, cioè provincia di Asti, vicino, colline, vigneti, castelli, e vuol dire anche produzione di prodotti di qualità, vuol dire turismo. Mia moglie è tedesca, arriva e ti dice, ma quando vede queste colline con capannoni, a perdita d'occhio, ti dice, ma siete sicuri che è meglio, cioè che si investe in questo modo in una zona turistica in cui la produzione agricola e vinicola è di un certo livello? E quindi nel Cuneese è nata questa cosa, questa campagna nazionale, che è nata da questi cittadini che si sono visti sventrare colline, valli, eccetera, per dei capannoni che in più della metà dei casi sono vuoti, sono sfitti. Quindi tu dici, ma che modo è di investire sul futuro, sull'economia? Quindi entriamo nel merito, come si possono mettere in pratica tutti questi bei discorsi? Il Movimento Cresci e Felice ha individuato tre filoni in particolare: la politica, la tecnologia
e gli stili di vita. Sono tre cose che sono sullo stesso livello, infatti sono i tre pilastri, Pallante li descrive come le tre gambe di uno sgabello a tre gambe, insomma, senza una delle quali il tutto cade. È vero, io però la personalizzo un attimo, cosa state registrando ovunque, però, sente Pallante sarà non contento, però io personalmente ritengo invece che gli stili di vita sono un pelino più importanti, vi dico anche perché fra poco. Quindi partiamo dalla politica, fondamentale. Politica vuol dire non che noi siamo i politici o che il movimento vuole essere un partito, perché non è così. Ciò non toglie che i soci del movimento, lo stesso Pallante, non possano impegnarsi politicamente in prima persona, anzi ben venga. Però il discorso, la questione politica del movimento è che si cerca di fare un discorso il più possibile apartitico, perché adesso anche qua, senza dire fuori frasi da bar, però in Italia in particolare, ovunque, ma anche qui, la distinzione fra destra e sinistra che continuano a propinarci è sempre meno probabile. Quindi spesso propongono le stesse cose in modi diversi. Senza entrare in questo discorso, il tentativo è quello di influenzare il più possibile chiunque sia aperto a queste tematiche, a questi discorsi. Quindi io mi sono trovato a parlare in posti con mio piacere, mi hanno contestato a morte, però in posti in cui c'era la falce e il martello, in posti gestiti da associazioni cattoliche, altre di destra sociale. Quello che scrivo vedo che a volte viene messo su situazioni veramente opposte, di destra, di sinistra. Mi fa piacere perché si sta cercando di portare avanti un discorso comune, senza queste distinzioni che, ragazzi, io sono tornato in Italia, poi questa ideologizzazione di tutto, il discorso del nucleare, anche questo è improntato a una crescita continua, cioè non mi stanno dicendo riduciamo i consumi, gli sprechi, le inefficienze, no, vi voglio, invece di ridurre la domanda, ripeto, non vivendo con la candela al buio, ma riducendo gli sprechi che sono tanti, adesso ci torniamo, vogliono aumentare l'offerta, perché ovviamente di soldi ne girano di più. Quindi, però tu arrivi in Italia e dici, come mi permetto di fare io anche in pubblico, che il nucleare è una scemata, non sono un tecnico, non vengo qua a tirare fuori i dettagli tecnici, perché il discorso nucleare può aver senso, quando c'è una domanda molto alta, eccetera. Però ci sono mille altri modi per far fronte alla crisi energetica. C'è il problema delle scorie, c'è il problema della radioattività, dei costi, dei tempi. Al di là di questo discorso, io mi permetto di dire questa cosa, mi sono sentito dare del comunista. Esistono ancora i comunisti, e io perché dico che il nucleare non la ritengo la soluzione più intelligente, devo sentirmi dare del comunista. Quindi è un po' questa, continuare a mettere in cassetti le idee, le cose che si dicono, è un po', sarebbe ora di abbandonarlo. Quindi questo riguardo il contesto italiano. Parlando a livello invece storico, più in grande, la questione fra destra e sinistra, se si parla di decrescita, insomma, è la stessa, sono due facce della stessa medaglia. Se noi contestiamo la crescita illimitata del prodotto interno lordo, dell'economia, dell'industrializzazione, del produttivismo e tutto il resto, la destra ci arriva col mercato, la sinistra con lo Stato, ma stanno proponendo le stesse cose, quindi è ovvio che non ci si può associare a nessuna delle due fazioni. Quindi questo è il discorso un po' più